Questa è bella. Guardate che pesce! Wow! Si slama subito, vedi? Qua che bello! Mamma mia, che spettacolo! Bellissima! Bellissima! Complimenti, Andre! Guardate. Wow! Magica, è magica! Guardate che pesce! Spettacolo. Adesso lo lasciamo andare. La sua libertà, via! Ha lasciato anche la scia, la si è spenta. Buongiorno ragazzi, oggi andremo a pescare ai laghi di Isola Bella e in particolare nel lago No Kill, dove vi sono lucci, il trote lacustri e black bass, e quindi andremo a vedere se riusciamo a fare qualche cattura. A tra poco! Grandi ragazzi, eccoci al lago No Kill di Isola Bella, veramente spettacolare, e questa mattina lo proviamo per la prima volta. Spettacolo, bellissima. Un lacustre spettacolare. Guardate, pesce spettacolare, bellissima, lacustre, adesso lo lasciamo andare. Spettacolo! Questa è una lacustre. Ne usi tu? Grazie mille. Così. Sì. Te la tiro. Fa un sacco di casino in acqua questo. Aspetta ancora. È riuscita. Ok, buono, lascialo pure in acqua. Grazie, oh, che bella. Bellissima, sì. Guarda che colore. Che bei colori. Stupenda, vieni. Vieni vedere il pesce. Complimenti. Grazie.
Seconda trota lacustre, bellissima, guardate che pesce. Spettacolo con il gigaburst, arrivata la seconda trota lacustre, bellissima. Ce l'ho lì, ce l'ho. Oh, eccola, eccola! Vai, vai! È una lacustra che mi ha seguito, bella! Ma come tira? Super Andrea, ciao, grande intervista stavolta. Tutto grande bene. Fabri, bellissima! Questa è già la terza e sono spettacolari perché tirano. Guarda che bollata! Che un piacere! È una livrea incredibile, è una grande reattività perché sono super combattive. Lasciamo. Sverginiamo il nocchile. Eh sì, bellissimo questo lago, spettacolare ragazzi. Questa qua pesca vista, acqua trasparente. C'è anche la linea. La terza, che cuore, che bello, mamma mia, guarda che livrea, guarda che un maschio questo, c'è già il becco, spettacolare. Questa è quasi 2 kg, eh? Sì, quasi 2 kg, bellissima lacustre, guardate come tira. Ecco un'altra bellina che è arrivata, spettacolare. È bella, guardate che pesce, wow, perché si slama subito, vedi, tac. Ma che bello. Mamma mia, che spettacolo! Bellissima! Bellissima! Complimenti Andre! Andate! Wow! Magica, è magica! Adesso la rilasciamo! Guardate che pesce! Spettacolo! E adesso la lasciamo andare! Mamma mia! Ah, come va? Oh. Alla sua libertà! Via! Ha lasciato anche la scia! Ah, si è spenta! Sì, sto vedendo se riesco a vedere dove si sono mosse. Purtroppo sì, lo sapevo già io. Si sono spostate un po' di qua adesso. Eccolo. E tirano anche.
Che bella. Che spettacolo. Vuoi una mano? Sì, dai, se mi aiuti. Proviamo, che è agganciata di becco. Più lungo non va? No. Andiamo a avvicinarlo un po'. Aspetta. Eccola qua. Aspetta, lasciala pure in acqua. Ma che bella. Ma che guarda vicino. Portiamo così. Che bella. Grandi raga. Ciao a tutti. Abbiamo inaugurato il No Kill qui a Isola Bella, lago spettacolare con incredibili lacustri che sono arrivate. Non me l'aspettavo anch'io, già 5, una è riuscita a sfuggire, ma sì, ci sta. Vincono anche loro, non vinci sempre tu, Ander, ogni tanto vincono loro. Esatto. Anzi, non vinciamo sempre noi, non solo Ander, anche a me capita. Qui un posto bellissimo, ricordiamo ci sono 3 laghi, 2 dedicate alla trota, esatto. E adesso questo No Kill dove questo arriveranno anche le barche. Arriveranno anche le barche, la prossima settimana avremo 4 barche, di cui 2 o 3 barche a 3 posti, con dotate di motore elettrico. Stiamo preparando un po' di isole anche a centro lago per darvi un po' di pesca. Ci sono 4-5 spot importanti che non sono raggiungibili a piedi, perciò andrete in barca con tutti i rami, insomma, sommersi. L'abbiamo lasciato molto allo sottobrado, molto naturale, esatto. Una bellissima, infatti. Perciò dovrete combattere un po' anche per passare in mezzo alle piante. Insomma, che è quello che piace di più. È quello che forse piace ancora di più. E l'acustico comunque lo stanno facendo impazzire. Stamattina, Andrea, c'è gli occhi che ti brillano stamattina. Adesso vediamo l'ora di fare qualche altro lancio e vediamo poi se arriva qualcos'altro. Poi adesso quando si scalderà un po' il tempo nei prossimi mesi, luci e bass saranno più attivi. Sì, esatto, sicuramente. Siamo partiti con una temperatura di 1 grado stamattina, perciò le trote saranno quelle che rispondono per primo. Probabilmente nella parte centrale della giornata, se il sole ci aiuta, qualche bel bass, qualche lucciotto magari lo tiriamo fuori. Grandi. Buongiorno.